Una partita a due facce, quella degli uomini di Mister Musante. Un primo tempo completamente in discesa, 3 gol in 27 minuti, un secondo tempo decisamente in salita. Sì, è vero, difatti ho finito di dirlo adesso ai ragazzi, forse è meglio non fare tanti gol nella prima mezz'ora, perché c'era già successo la prima partita a Carasco 3-0, poi 3-1 ci siamo complicati un po' la vita. Oggi sì, siamo poi in secondo tempo, ci hanno fatto subito il gol del 3-1, viziato da un clamoroso comunque colpo di mano in mezzo all'area che non riesco ancora adesso a capire come l'arbitro non l'abbia vista. E poi ci siamo un po' innervositi, loro si sono buttati con tutte le loro forze in avanti. Però siamo una squadra giovane, speriamo che questi errori ci facciano anche crescere. Però ecco, ci tengo un po' a puntualizzare che io non posso capire che uno non veda un fallo di mano, un gol dandoci di mano, anche perché il loro capitano è venuto a fine partita a chiederci scusa, ma a fine partita lascia il tempo che trova. Comunque, al di là di quello, l'arbitraggio del secondo tempo è cambiato totalmente, non so per quale motivo ha iniziato a fischiarci tutto contro, fuori giochi inesistenti, e voglio dire, questo è un po' influito. Non voglio prendermi alibi, mi prendo io tutte le responsabilità, però a volte anche gli arbitri dovrebbero usare un po' più di buon senso in campo e anche a fine partita, perché sentirsi dire che ha visto tutto ma ha deciso così e siamo noi che ci siamo complicati la vita da solo. A volte lì sul momento bisognerebbe, ecco, un mio vecchio allenatore mi diceva di pensare fino a 100 prima di parlare, quindi è giusto farlo tutti, noi allenatori, i giocatori, ma forse anche poi chi arbitra il sabato. Il prossimo turno dove vi vedrà impegnati? Se non vado errato, penso che andiamo a Sestri contro lo Sporting Aurora, l'Aurora, e quindi un'altra partita difficile contro una squadra tostissima, però lo sappiamo dall'inizio, saranno tutte partite dure contro squadre ben attrezzate, però anche noi, se riusciamo a fare quello che sappiamo fare con calma, senza nervosirci, perché anche oggi un po' del nostro ce l'abbiamo messo sicuramente. Piero Crovetto, allenatore della Prorecco, è finita 3-3 la gara Riese-Prorecco, e una partita che ha riservato molte emozioni forti ai tifosi, è una partita nella quale la Prorecco ha recuperato uno svantaggio pesante. Sì, abbiamo fatto un primo tempo inguardabile, siamo entrati in campo deconcentrati, intimoriti, e abbiamo sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare abbiamo sbagliato. Poi dopo un faccia a faccia duro negli spogliatoi, devo dire che poi la squadra ha cambiato marcia, ha trovato tranquillità, ha un assetto buono e con un po' di fortuna, perché poi quando sei sul 3-0 in svantaggio e riesci a recuperare, ci vuole anche un po' di quella, però un buon secondo tempo ci ha permesso di recuperare quei 3 gol che avevamo subito in una maniera così proprio da polli. La prossima giornata vi vedrà impegnati in casa contro il Cornia. No, qui ho capito e devo farlo capire soprattutto ai miei giocatori che giocare in seconda categoria non è facile, non è perché noi siamo una squadra che ne viene dalla prima categoria e con giocatori importanti non avremo difficoltà. Le difficoltà ci sono tutte le domeniche, mi ha visto oggi, probabilmente anche domenica dobbiamo guadagnarci, a sudare, lavorare per entrare in campo con la mentalità giusta. In seconda categoria io ho avuto l'esperienza qualche anno fa già e devo dire che non ti regala niente nessuno. Se prendi la partita sotto gamba esci dal campo sconfitto.